Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa speciale sessione mattutina dedicata al corpo docenti e alle classi per seguire da vicino i temi dell'intelligenza artificiale e del gene editing. Sessione che si svolge nell'ambito della dodicesima conferenza mondiale Science for Peace and Health, organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi. Un incontro, quello di questa mattina, che segue la sessione di ieri della conferenza dedicata proprio all'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo l'opportunità di discutere con alcuni protagonisti della sessione della prima giornata di lavori. Io brevemente mi presento, sono Daniele Banfi, sono giornalista della Fondazione e questa mattina avrò il compito di moderare la sessione. Avremo a disposizione più o meno un'ora e mezza nella quale dialogheremo con Stefano Quintarelli, Rita Cucchiara e Riccardo Zecchini, i quali risponderanno alle domande che ci avete inviato molto numerose negli scorsi giorni. Prima però di iniziare, vorrei proporvi un semplice questionario molto veloce attraverso un quiz online. Ci servirà un po' per testare la vostra preparazione e per affrontare gli argomenti del dibattito. Per farlo dovete andare, se non l'avete già fatto, sul sito www.menti.com e inserire il seguente codice che vi detto: 4427355. Ora diamo tempo qualche secondo per, diciamo, entrare dentro nell'applicazione. Intanto vi ricordo nuovamente il codice, ve lo farò scorrere in questo modo. Allora, ve lo ricordo e lo potete vedere tranquillamente qua sopra, 4427355. Ora lasciamo ancora tempo qualche secondo, dopodiché partiamo con le domande. Ci sarà un countdown, in realtà potete già rispondere. Allora, la prima domanda è semplice: quali tra questi ambiti non si basa sull'intelligenza artificiale? Avete 30 secondi di tempo per votare. Come vedete, si aggiorna pian piano il tutto. Lasciamo ancora una ventina di secondi. Pian piano aumenta. Per ora la risposta più gettonata è sistemi di numerazione per gestire le persone in attesa in negozio. Allora, votazione chiusa, 170 persone hanno risposto appunto sistema di numerazione per gestire le persone in attesa in negozio, è corretto. Passiamo alla seconda domanda. Secondo studi recenti, in alcuni paesi sino al 35% dei posti di lavoro può essere preso da un robot. Quali professioni sono meno a rischio sostituzione? Via con il tempo, sempre 30 secondi. Ancora metà del tempo, siamo a 15 secondi. Ancora votazione conclusa. Allora, abbiamo le principali risposte che sono psicologi, preti e amministratori di culto e effettivamente sono le due risposte corrette. Era possibile selezionarne entrambi. Passiamo all'ultima domanda. Secondo te, per un robot è più difficile stilare una camicia, programmare la produzione di un nano da giardino con una stampante 3D, andare in bicicletta o calcolare la velocità giusta che un satellite deve avere per rimanere nell'orbita terrestre? Anche in questo caso, 30 secondi di tempo. Siamo a metà del tempo, mancano 15 secondi. Per ora stravince l'andare in bicicletta, seguito da stirare una camicia. Chiuse le votazioni, non vi dico qual è quella giusta perché poi non ce n'è una giusta, ma ne discuteremo con i nostri ospiti. Allora,
Io intanto vi ringrazio per aver partecipato a questo test. Ora possiamo iniziare a dialogare realmente su quelle che sono queste tematiche. E il primo ospite che abbiamo invitato è il professor Stefano Quintarelli, membro dell'Artificial Intelligence High Level Expert Group della Commissione europea, che lo vediamo collegato. Eccolo qua. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Allora, sono arrivate tantissime domande per questo panel, tantissime domande proprio per lei, e cerco di riassumerle perché abbiamo più o meno 30 minuti da dedicare, poi abbiamo altri due ospiti, la mattinata durerà, come prima ho detto, un'ora e mezza circa. Quindi in questi 30 minuti cerchiamo di sviscerare un po' quella che è la questione dell'intelligenza artificiale proprio dal suo punto di vista di esperto per la Commissione europea. E la prima domanda che le pongo è proprio questa. Allora, ci è arrivata dagli studenti, domanda molto simile per molte classi, la riassumo ed è questa. Allora, una delle più grandi sfide dei prossimi anni è il cambiamento climatico. E allora ci chiedono: come l'intelligenza artificiale può aiutare eventualmente a mitigare questo problema e se in tal senso esistono già delle applicazioni in uso proprio per cercare di andare ad agire su questo grande tema, purtroppo ancora molto poco discusso nel dibattito pubblico. Prego, professore. Beh, direi che allora, intanto cominciamo col dire che non c'è nulla che possiamo fare per risolvere il problema del cambiamento climatico nel breve periodo. C'è un detto che dice che il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Altrettanto è uscito di recente, molto di recente, qualche giorno fa, uno studio che dice che per mitigare il cambiamento climatico bisognava agire già negli anni 60-70 dello scorso secolo. In tutta evidenza non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto molto uso di gas serra, di produzione di gas serra. E quindi il secondo miglior momento adesso. Quindi noi dobbiamo fare tanto e possiamo fare tanto per contenere molti degli effetti che ci saranno più avanti, ma non nel breve periodo. Quindi di certo ci sono, cioè l'intelligenza artificiale poi in definitiva è un modo diverso di fare software che consente di usare i computer per risolvere dei problemi di percezione, classificazione e predizione applicabili a problemi che non sono, che non sono risolvibili nei tradizionali approcci algoritmici, no? Come una ricetta. Per cui tanti, tanti ambiti si giovano di questo. La ricerca, in primo luogo, se pensiamo a tutta la ricerca sui materiali, la ricerca sui materiali senza l'intelligenza artificiale andrebbe molto più a rilento. La ricerca sui materiali ci consente di fare cose più durevoli e più resistenti e ci consente anche di fare migliori batterie. E le batterie ci consentono di usare le energie rinnovabili, principalmente solare ed eolico, e quindi di contribuire alla riduzione dell'uso dei combustibili fossili, che chiaramente è un problema per il riscaldamento. Una delle cose, per esempio, diciamo, la ricerca sta lavorando all'idea di costruire, ma più che idea, è una realtà ormai, delle batterie che sono elementi di struttura dei veicoli, cioè in pratica la portiera della macchina è una batteria, no? Le lamiere delle macchine, la carrozzeria dell'auto diventa una batteria essa stessa, quindi non più le batterie separate, ma altrettanto nei telefoni e via dicendo. Quindi, e questa cosa qui, per farla, abbiamo bisogno di fare ricerca sui materiali, e la ricerca sui materiali si beneficia moltissimo dell'intelligenza artificiale. Ma poi ci sono anche altre cose, fatemi dire, molto più banali. L'economia circolare, cioè l'idea che tutto alla fine viene riciclato, si beneficia dell'intelligenza artificiale.
Oggi la raccolta differenziata dei rifiuti viene fatta grazie anche in parte determinante, cioè con un anellino della catena, con dei sistemi di computer vision che sono in grado di capire e smistare i rifiuti. Se non ci fosse l'intelligenza artificiale, produrremmo molti più rifiuti che avremmo molta più difficoltà a riciclare, e quindi con spreco di energia e inquinamento, eccetera. Altrettanto dicasi per l'alimentazione, sono le grandi sfide, no? L'alimentazione, le ultime stime ci dicono che saremo 9 miliardi di persone sul pianeta, e che contemporaneamente dobbiamo ridurre l'impronta di sfruttamento della terra che noi stiamo usando per produrre cibo. E la domanda è: riusciremo a produrlo per 9 miliardi di persone, ma contemporaneamente riducendo l'impatto sul pianeta? La risposta è sì, grazie all'agricoltura di precisione, grazie all'idroponica, altre tecnologie, che fanno largo uso di tecniche di intelligenza artificiale. Io ho visto una sperimentazione, quindi già in campo, nel senso proprio nel campo, di macchine che consentono di aumentare la produzione dei campi e ridurre l'utilizzo di anticrittogamici, eccetera, che vuol dire fosfati, che vuol dire concimi, e questo vuol dire di nuovo energia, e questo facendolo usando l'intelligenza artificiale per andare a operare direttamente, chirurgicamente sulla singola piantina. Quindi gli ambiti sono veramente tantissimi, l'intelligenza artificiale entra un po' dappertutto. Ma l'effetto di questa intelligenza artificiale, ad esempio, su queste colture che hai citato, lo vedremo sul lungo periodo o è già possibile quantificare un qualcosa? No, allora lo vediamo, in realtà è un progredire, è come tutti i fenomeni che hanno un andamento esponenziale. Noi ce ne accorgeremo quando la cosa avrà acquisito una velocità enorme. Oggi le cose stanno già accadendo. Io appunto stesso ho visitato dei luoghi dove viene usata l'intelligenza artificiale in agricoltura, e prima o poi lo faremo e diventerà una cosa talmente normale da non notarlo più, e sarà una cosa che ce ne accorgeremo da un giorno all'altro, ma in realtà è un processo che è cominciato già molti anni fa. Prima ha citato anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla questione dello spreco alimentare. Ci può fare qualche esempio specifico? Beh, non tanto sullo spreco quanto ho citato l'esempio della raccolta differenziata. E tutti gli impianti di raccolta differenziata, dove noi, quando noi separiamo le cose, poi vengono ulteriormente separate, non è che vengono prese e buttate così, vengono controllate. Come si fa a controllare? Perché altrimenti c'è il rischio di produrre diossina, no? Incenerendo a temperature sbagliate determinate cose. E come si fa a fare questo? E si fa con nastri trasportatori, dove i rifiuti vengono buttati, e ci sono dei sistemi con delle telecamere e degli attuatori che poi vanno a selezionare i rifiuti, tipo la magia. Chiarissimo, grazie. L'altra domanda che ci hanno posto è un po' questa, è un po' più concettuale. Ecco. Ci chiedono come fa l'intelligenza artificiale a raccogliere tutti i dati e rielaborarli, scusate, lo sciogli lingua. Nel senso, immagino che ci sia di fondo un grandissimo lavoro da un punto di vista degli algoritmi che devono essere sviluppati. Quindi la sfida innanzitutto è raccogliere i dati oppure più la parte di rielaborazione? Ci può un attimo spiegare qual è il processo che porta allo sviluppo di una tecnologia del genere? Allora, cerchiamo di dare una risposta breve, non è banale. Ci sono due modi per fare un uovo al tegamino. Uno è seguire la ricetta: prendi l'uovo, lo rompi, prendi la padella, metti un po' d'olio, eccetera, tutto passo per passo. E l'altro modo è: guarda la mamma che fa l'uovo al tegamino e impara da lì. Il modo algoritmico tradizionale è il primo: ho una ricetta che descrive passo per passo le cose. Il modo di imparare dagli esempi, quindi dai dati, dalle cose che osservo dalla realtà, è il secondo: guardo la mamma che cucina l'uovo al tegamino. Chiaramente non mi basta vederlo una volta sola per sapere
applicare questo metodo a tutte le possibili frittate. Ho bisogno di vedere tanti esempi. Gli umani, noi siamo molto bravi nella capacità di apprendere. Teniamo presente che intelligenza artificiale, apprendimento automatico, eccetera, sono tutte metafore, traslazioni di un significato da una cosa valida per gli uomini in una cosa simile, ma diversa, fatta dalle macchine. E come si fa a fare questo? Si fa prendendo i dati e andando a cercare delle correlazioni tra i dati. Quindi i computer sono molto bravi a partire dai dati, grazie degli algoritmi, a tirare fuori le correlazioni che ci sono. Una volta che io ho tirato fuori le correlazioni, posso usare questo modello, che è un modello statistico, per fare nuove predizioni. Allora, è molto importante sia l'algoritmo che dai dati tira fuori il modello statistico per fare le predizioni. Trovo delle correlazioni tra determinate forme di una cellula, di elementi, mitocondri, eccetera, e a partire da queste correlazioni dico questa, una cosa che c'è dentro queste correlazioni è cancerogena, tanto per restare nel tema. Oppure gli faccio, cioè, e poi gli faccio vedere una cellula nuova, la macchina dice c'è questa correlazione, se sì allora dico che è cancerogena, se no non è cancerogena. Benissimo, quindi è importante questo algoritmo che trova le correlazioni, è decisamente importante, perché se l'algoritmo che trova le correlazioni trova correlazioni a casaccio, è troppo sofisticato, troppo permissivo nelle sue correlazioni, il rischio di produrre tanti falsi positivi, cioè finti tumori che non lo erano, o tanti falsi negativi, e non beccare invece tumori che lo erano. L'algoritmo è rilevante, ma l'algoritmo non può funzionare senza i dati. E i dati, anche questi, devono essere, è un elemento rilevante, devono essere puliti, devono essere dati sicuri, affidabili. Un amico sta lavorando a un sistema in Scozia per la sanità e ad un certo punto si è accorto che tanti dati sui quali lui stava operando avevano come valore tutti 3. No, su una scala possibile erano tutti 3. Perché? Perché il personale infermieristico di laboratorio che lavorava alla raccolta di quei dati, non capendone l'importanza, trovava molto più comodo scrivere 3, perché il 3 è vicino all'enter sulla tastiera dei computer, no? Quindi è 3 enter, 3 enter, 3 enter, e quindi compilava molto velocemente. Anche il processo quindi con cui i dati vengono originati e vengono raccolti è fondamentale, perché se entrano schifezze, poi escono schifezze, perché anche se l'algoritmo poi funziona bene, se parto da dati sbagliati, anche se l'algoritmo in teoria funzionerebbe bene, se parto da dati sbagliati ottengo dei risultati sbagliati. Quindi sono due passi, entrambi fondamentali. E mi pongo anche questa domanda, visto che comunque ci stanno ascoltando principalmente studenti che magari rimangono appunto colpiti, affascinati da questo campo del Siamo sapere. Bloccati. Mi sente? Mi sente ora, professore? Abbiamo avuto un attimo di blackout. Io lo sento benissimo ora, perfetto. Se mi riesci a sentire, le pongo questa domanda. Dicevo appunto, sono molti gli studenti che ci stanno seguendo, che possono rimanere appunto affascinati da questo ambito del sapere. Quale consiglio, cioè cosa può, quali studi, quale diciamo percorso consiglia a uno studente che volesse affacciarsi? Non so se il problema appunto, è dal mio lato o dal vostro. Ogni tanto va via la sua connessione. Ci riesce a sentire ora? Professore? Io provo a cambiare access point, se mi date un secondo. Ok, allora aspettiamo un momento. Scusateci per questo... Naturalmente adesso funziona bene, quindi è stato proprio quell'attimo. Proviamo così, casomai cambio access point. Esattamente. Allora, dicevamo, ci stanno ascoltando tantissimi studenti, sì, affascinati da questo campo del sapere. Qual è il suo consiglio per uno studente che volesse intraprendere un giorno una carriera in questo campo dell'intelligenza artificiale? Cosa bisognerebbe studiare? Cosa fare?
Allora, la prima cosa è che l'intelligenza artificiale è un modo diverso di fare software che si applica a tantissimi settori. Quindi, se siete appassionati di biologia, medicina, scienze veterinarie, eccetera, fate tranquillamente la cosa che vi appassiona. Perché quello che conta poi è la multidisciplinarietà. Sapendo quindi che dopo che avrete fatto chimica o biologia o quel che l'è, sarebbe utile imparare qualcosa sull'intelligenza artificiale. E come farlo? Beh, con dei corsi, con un master post laurea, un paio d'anni dedicati a data science. Viceversa, se volete diventare degli ingegneri molto capaci, bravi, eccetera, ingegneri inteso in senso americano, persone che si occupano di intelligenza artificiale, sulla ricerca sull'intelligenza artificiale, eccetera, beh, potrete fare informatica, statistica, fisica, matematica applicata, ma diciamo che statistica, informatica e matematica e ingegneria probabilmente sono le facoltà dove potete mettere già le mani direttamente sulla parte tecnologica proprio dell'intelligenza artificiale. Quindi segnatevi questi consigli. Passo a una domanda successiva, sempre che ci è arrivata dagli studenti, e abbiamo parlato sempre di intelligenza artificiale come un qualcosa che crea un vantaggio nella vita degli uomini. Ci chiedono invece, può essere deleteria? Se controllata da pochi, l'intelligenza artificiale può portare nel futuro un utilizzo elitario con conseguenti abusi? Eventuali esempi? Beh, questa è una bellissima domanda e che meriterebbe una conferenza per risposta. Allora, tutte le tecnologie producono degli effetti positivi e degli effetti potenzialmente negativi, potenziali effetti negativi. È compito della politica fare le regole per minimizzare gli effetti negativi, quello che gli economisti chiamano le esternalità negative, e massimizzare gli effetti positivi. È indubbio che se controlli, cioè, allora, non è che la tecnologia è controllata da pochi, è l'applicazione in un determinato ambito che potrebbe essere controllato da pochi. Faccio un esempio. Supponiamo che ci sia qualcuno che sia il leader mondiale dell'e-commerce e supponiamo che questo qualcuno conosca tutte le nostre preferenze, gusti, eccetera. Sarebbe in grado di ritagliarci il prezzo perfetto per il prodotto perfetto che interessa, che è proprio che va a soddisfare le nostre esigenze, i nostri desideri in modo perfetto, e quel signore lì avrebbe un vantaggio rispetto a chiunque altro volesse entrare a fare il concorrente. Perché è evidente che se qualcuno mi conosce in modo perfetto ed è in grado di farmi l'offerta perfetta, il nuovo arrivato che entra, non avendo a disposizione quelle informazioni, sarà sempre in svantaggio. Questo è un tema, cioè in generale il mercato, pensiamo, il mercato è il luogo dove si forma il prezzo, dove la domanda e l'offerta si incrociano. Voglio comprare le ciliegie, lì ci sono tutte le ciliegie, io decido di prendere una cassetta di quelle ciliegie lì e ci hanno su il prezzo. Con l'intelligenza artificiale io posso fare personalizzazione del prezzo, come facevo questo esempio, sulla base del singolo individuo, e quindi non ho più un mercato italiano per 60 milioni di persone, ma ho 60 milioni di mercati da una persona, e questo può costituire una barriera per nuovi entranti e per la concorrenza. E questo è un esempio di applicazione dell'intelligenza artificiale che può avere un risvolto negativo. E un altro esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi ed è la comunicazione fatta sui social media per questioni legate alla politica, alle fake news, a tutte le cose antiscientifiche, via dicendo, no? Cioè, persone che hanno queste idee, cioè persone che pensano che la Terra sia piatta, ce ne sono sempre state. Il problema è che le persone un po' magari si vergognavano perché sapevano che la maggioranza delle persone intorno, la stragrande maggioranza, non ci crede, ovviamente, giustamente. Però nel momento in cui abbiamo una personalizzazione delle informazioni che riceviamo, ci convinciamo del contrario, perché noi vediamo solo informazioni che sono di persone simili a noi e quindi pensiamo che accidenti,
La maggioranza delle persone pensa che la Terra sia piatta e allora certi freni inibitori saltano e allora vengono fuori e a questo punto le persone manifestano per la Terra piatta. Ho detto l'esempio della Terra piatta, ma se pensiamo a temi razzisti o cose di questo genere, o di discriminazioni varie, ecco che ha degli effetti potenzialmente molto negativi. Non è tanto la tecnologia, è l'uso che, come sempre, è l'uso che si fa della tecnologia, bisogna fare delle regole per governarla. Infatti proprio sulle regole volevamo chiedere proprio questo, cioè bisogna trovare comunque criteri per garantire che questa intelligenza artificiale venga utilizzata in maniera utile ed etica. E in questo caso esiste già un qualcosa, abbiamo un diritto civile sulla robotica oppure è un territorio ancora inesplorato, ognuno fa quello che vuole? Beh, no, allora diciamo che le norme esistono, cioè la legge già codifica comportamenti abusivi, no? Per esempio, l'esempio che facevo all'inizio sulla personalizzazione del prezzo, il confine rispetto all'abuso di posizione dominante secondo la normativa antitrust è molto labile, quindi in definitiva si può trattare di una cosa che i tribunali per estensione applicano già le norme possono applicare già norme esistenti. Altrettanto il tema della discriminazione e dell'incitamento all'odio, via dicendo, ci sono delle norme. Quindi si tratta più che altro di la legge non prevede che non esistano cose non normate, no? Quindi si tratta casomai di trovare delle fattispecie, non di aderenza, per applicare determinate norme a contesti che sono un po' diversi. Poi certamente ci sono delle situazioni specifiche che possono richiedere un intervento normativo perché il mondo è un po' cambiato. Adesso non so se quanto... Faccio un esempio solo per chiarire. I modelli statistici sbagliano. Quindi, se io faccio, ad esempio, un deambulatore per anziani, un oggetto che aiuta a vedere, una macchina perfettamente funzionante, essendo statistica, qualche volta sbaglierà. Quindi, 990 volte su 1000, 99 volte su 100 funziona perfettamente, una volta, invece, butta per terra l'anziano, gli rompe il femore e poi l'anziano muore. È chiaro che noi non possiamo pensare di... Se oggi ogni 100 anziani, sparo numeri a caso, ogni 100 anziani ne cascano 10 e poi muoiono, e da lì passiamo, grazie all'intelligenza artificiale, che ogni 100 anziani ne casca uno e muore, è un grande vantaggio per l'umanità, perché passiamo da 10 morti a uno. Certo che la famiglia di quel morto dice no, mi hai dato una macchina difettosa. Ecco, allora qui serviranno delle norme perché guardino al complesso dell'effetto sulla società e vedere le 9 morti risparmiate rispetto a quel singolo caso fatale legato al fatto che la macchina è una macchina statistica e quindi ogni tanto, pur funzionando in modo assolutamente corretto, ogni tanto produce delle predizioni errate. Grazie mille. Abbiamo ancora un minuto a disposizione, le faccio una domanda proprio personalissima. A cosa sta lavorando in questo momento? Sto lavorando a dei sistemi di prevenzione dei contagi da Covid. Quindi direi proprio siamo nell'attualità strettissima. Sì. Grazie mille, professore, per il prezioso contributo. Siamo giunti in conclusione perché ora dobbiamo passare al secondo ospite, quindi grazie ancora per aver partecipato. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Eccoci, allora come vi dicevo pochi secondi fa, siamo col nostro ospite, il nostro secondo ospite, Rita Cucchiare, professoressa di sistemi di elaborazione dell'informazione presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, in questi primi 30 minuti abbiamo discusso dell'impatto dell'intelligenza artificiale, in particolare sulle questioni ambientali. Con lei invece vogliamo continuare ad affrontare l'argomento dell'intelligenza artificiale, però nell'ambito sia della medicina che dell'esplorazione spaziale, quindi due mondi che sembrano all'apparenza lontanissime. I ragazzi ci hanno scritto tantissime domande e gliele riassumo. La prima è un po' la seguente.
Innanzitutto, se ci può spiegare quali sono le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in campo medico e se già ci sono, oppure è un qualcosa in divenire, qualcosa che si sta studiando, ma nella pratica clinica ancora poco diffuso. Prego, professoressa. Allora, intanto buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene e grazie tantissimo per le domande che sono state fatte e che interpreto come una grande curiosità intellettuale che sta nascendo intorno a questa fantastica disciplina che sto studiando ormai da 30 anni e che adesso finalmente ci dà soddisfazioni. Nell'ambito della medicina l'uso delle AI e dell'intelligenza artificiale è assolutamente ormai comune e si sta utilizzando tanto. Poi questo non vuol dire che funzioni sempre dappertutto, anzi molte delle attività sono soltanto attività di ricerca, però vale un po' quello che stava dicendo prima il mio collega sul fatto che il mondo dell'intelligenza artificiale ha tanti aspetti. Un aspetto chiamiamolo più deterministico, dovuto al fatto che cerca di rappresentare le regole umane in motori inferenziali complicati, quello che si chiamavano sistemi esperti, quindi poter lavorare tutti su per esempio un'analisi un supporto alla prognosi, un supporto alla diagnosi, utilizzando le regole tipiche che i medici conoscono e che però possono essere resi comprensibili per tutto. L'altra parte delle AI, quella che in questo momento è forse un pochino più moderna, che è quella basata sull'apprendimento automatico, lavora sui dati, su enormi quantità di dati e prova a fare predizioni, analisi che tendenzialmente sono statistiche, quindi vale quello che stavo dicendo prima sul fatto che non si raggiungerà mai il 100% delle informazioni. Adesso siamo molto lontani, ma si usa tantissimo. Faccio degli esempi concreti. Per almeno 10 anni ho lavorato molto sull'analisi del melanoma della pelle, per cui per poter riconoscere se un neo è davvero un neo positivo o invece diventa o può evolvere un tumore della pelle, guardando l'aspetto superficiale ma anche sottosuperficiale, quindi con dei microscopi specifici capaci di andare anche al di sotto del derma. Tutta una volta erano gli esseri umani, i medici, che mi dicevano: sì, va bene, se un neo è, può diventare un melanoma, se è frastagliato nel contorno, se il colore ha certe particolari. Adesso, anziché oltre ad ascoltare assolutamente quello che sono, diciamo, la prassi comune della medicina, il fatto di poter acquisire e lavorare su grandissime quantità di dati fa sì che queste attività possano essere imparate dalla macchina le regole stesse, quindi non soltanto i numeri. Ho fatto l'esempio del melanoma della pelle perché ci ho lavorato in prima persona, ma tutto questo sull'analisi predittiva e sull'analisi dei dati viene utilizzato in medicina regolarmente. Faccio un esempio che ho fatto forse anche precedentemente, mi piace moltissimo. Adesso si sta studiando che cosa succederà fra 5 anni. Per esempio, se vedo una mammografia, in questo momento non rilevo nulla di problematico, se quel particolare pattern che si vede fra 5 anni potrà evolvere in un aspetto tumorale oppure meno. E adesso gli esseri umani ci prendono sì e no al 10, 15, 18%, sistemi di intelligenza artificiale iniziano ad avere anche un acceptance rate dell'ordine del 30%, quindi si sta imparando. Per quale motivo? Perché possono lavorare su grandissime quantità di dati su questo. Non è solo big data però, perché l'intelligenza artificiale in ambito della medicina si usa nella chirurgia, si usa per dare occhi e mani e intelligenza ai robot che lavorano assieme ai medici per lavorare nella chirurgia in modo migliore, e si usano in tutto il mondo della ottimizzazione della gestione dei servizi sanitari, che è un aspetto estremamente importante per poter prevedere, capire e lavorare su quello che saranno le esigenze future potrebbero essere di domani, passato domani, ma anche di fra 1 anno o 3 anni. Il fatto che si utilizzi nel Covid è un esempio concreto che, se volete, ve ne parlo, ma è su tutti i giornali, per cui non sto neanche a raccontarlo. Da un punto di vista dell'analisi delle immagini, l'intelligenza artificiale in medicina può essere utilizzata con successo? Penso ad esempio all'analisi di un'immagine proveniente da una risonanza, da un attacco. Era esattamente quello l'esempio che stavo facendo prima. Il fatto di poter prevedere, per esempio, che su una mammografia che adesso sembra assolutamente non problematica, fra 5 anni possa degenerare in un tumore alla mammella, questo è esclusivamente
cosiddette medical imaging, cioè analisi di immagini mediche, con la differenza che non è soltanto un'analisi, cioè una misurazione in modo automatico di quello che si vede in un'immagine, cosa che potrebbe fare un essere umano con un po' di precisione, è anche quello di mettere assieme questi dati, correlarli con altri dati, sia di tipo immagini, ma anche sia di dati di tipo genomico, sia di dati di tipo diversi, per poter mettere assieme queste informazioni in modo nuovo che normalmente un medico, seppur esperto, da solo non riesce a fare o che non ha le capacità per farlo, perché non ha neanche, noi non abbiamo la capacità computazionale che adesso un sistema di AI può assolutamente avere. Quindi il medical imaging lavora con l'intelligenza artificiale ormai da anni e dà dei risultati davvero positivi. E lato invece terapia anticancro, prima ha parlato del melanoma, dell'analisi appunto. Ho fatto questi esempi perché erano immagini, le conoscevo, ma non soltanto. Esatto. Ma c'è anche la possibilità per il medico di scegliere la miglior cura in base a tutta una serie di dati che vengono appunto inseriti in un unico database, con le caratteristiche del tumore, del paziente e quant'altro? Sì. Questo credo che sia una grandissima sfida da adesso al prossimo futuro, quella della personalizzazione della cura, così come c'è l'agricoltura di precisione, così c'è la medicina di precisione. Cioè non solo di fare operazioni medie, quindi di analizzare i dati di quello che succede per tutto, ma capire esattamente cosa va bene per me e magari non va bene per te o non va bene per altri. E quindi poter integrare delle informazioni che sono informazioni comuni a tutti con informazioni che sono assolutamente personalizzate, che magari dal mio genoma, che derivano dalla mia storia e dall'ambiente dove sono, perché è ovvio che se io sono in un ambiente magari dove lo smog è più alto rispetto ad un'altra, io ho una predisposizione rispetto ad altre situazioni. Sicuramente la sfida di oggi e del prossimo futuro è di andare nella altissima personalizzazione della medicina, grazie al fatto che l'AI, il machine learning, può apprendere e può fare quello che si chiama adesso continual learning, cioè continuare ad apprendere nel tempo e fare una copia digitale della nostra salute che possa evolvere assieme a noi e che ci dica da che parte è meglio andare. Poi se il medico ha più chance e quindi più soluzioni mediche da scegliere, sicuramente lavorare con l'AI potrà dare un grande supporto, che ricordiamoci l'AI è sempre fatto per supportare le competenze umane e non per sostituirle. Chiarissimo. Abbiamo parlato di medicina sino ad adesso, invece il lato ricerca spaziale applicata appunto all'intelligenza artificiale, cosa ci può dire? Tante cose, perché abbiamo appena finito di scrivere il Piano Nazionale delle Ricerche 2021-2027, che corrisponde al Piano Europeo di Horizon 2021-2027, dove proprio c'è un cluster intero che si chiama Informatica, Industria e Spazio, e che mette assieme l'AI e lo spazio in un modo concreto. Quindi io sono sicura che tutti i ragazzi che adesso iniziano a lavorare in questo mondo si ritroveranno a parlare di spazio, a parlare di intelligenza artificiale in modo concreto. In che senso? Due grandi mondi. Lo spazio è sia previsione di grandi avventure spaziali a lungo termine, e quindi se noi dobbiamo progettare quelle avventure spaziali che ci permettono di mandare nelle navette in giro per il mondo, per il mondo, diciamo, per l'universo a lungo termine, è chiaro che abbiamo bisogno di capacità predittive superumane o comunque diverse da quelle umane che possono essere usate sull'AI. Ma ancora più semplicemente e più vicino a quelle che sono le esigenze, dallo spazio possiamo raccogliere tantissimi dati che poi ci servono nella vita quotidiana. Intanto noi usiamo lo spazio continuamente, il fatto che usiamo Google Maps lavora in GPS, lavora su satelliti e quindi lavora con dati spaziali. Quindi noi lavoriamo sempre con i dati spaziali, e viceversa dallo spazio possiamo acquisire immagini sul nostro ambiente, possiamo acquisire informazioni di elettromagnetiche, possiamo avere tantissime informazioni che ci permettono, che possono essere correlate non solo con la medicina che dicevamo prima, ma per la gestione delle città intelligenti, per la gestione del nostro ambiente, per la gestione della nostra vita. Quindi lo spazio non solo come un mondo a sé, ma come un mondo che ritorna le informazioni verso il nostro ambiente. E nel momento in cui questi dati non solo sono tanti, ma spesso sono anche imprecisi, allora l'elaborazione automatica diventa assolutamente importante. Anche e soprattutto quella fatta in tempo reale, che è una sfida forte. Un'altra cosa, se posso aggiungere,
un argomento che mi interessa moltissimo e che in questo momento è solo ricerca, ma una ricerca che presto diventerà anche un aspetto concreto, è l'intelligenza artificiale generativa, cioè quella che riesce a generare immagini, riesce a generare dati, riesce a generare dati plausibili che sono quelli che poi potrebbero arrivare in caso di un'evoluzione degli ingressi. Faccio un esempio più concreto. In questo momento la nostra atmosfera, il nostro mondo deriva da come sono le nostre condizioni adesso, ma se c'è una situazione anomala che potrebbe essere uno tsunami in modo grande, ma anche semplicemente delle grandi piogge o anche semplicemente un'evoluzione del nostro sistema, come potrebbe cambiare l'informazione del mondo? Come possiamo generare nuovi scenari possibili? Nuovi scenari possibili si possono prevedere con delle reti generative e quindi con l'intelligenza artificiale, che ci permettono di esplorare altre possibilità e capire nel prossimo futuro che cosa ci aspettiamo e quali sono le soluzioni possibili. Cosa succede se il livello del mare davvero si alza di diversi centimetri e che quindi che cosa dovremmo fare? Questi aspetti generativi con gli strumenti di machine learning adesso si possono in qualche modo affrontare, e penso che sarà bello per i ragazzi che verranno poterlo fare in un modo concreto. Prego. No, dicevo che noi ora stiamo iniziando, c'è talmente tanto da fare, non è un prodotto in questo momento, non è soltanto un prodotto l'intelligenza artificiale, ma è tanta ricerca e quindi c'è spazio per poter pensare che anche nell'ambito generativo e nell'ambito previsionale si possa fare qualcosa che ora non c'è. Infatti ci stanno ascoltando principalmente la platea di studenti e una di queste domande è proprio: se uno studente le chiedesse perché devo inserire un corso di intelligenza artificiale nel mio piano studio, lei cosa risponderebbe? Intanto lo studente che mi ha fatto la domanda è uno studente dell'elementare, delle medie, delle superiori o dell'università? Prima superiori. Ah, ok. Allora, scusate. Poi in prospettiva. È l'informazione sciocca, però è chiaro che sono diverse. Allora, io credo molto nelle competenze, però anche nella, diciamo, curiosità intellettuale, che sono cose diverse. In questo momento noi stiamo studiando come portare l'intelligenza artificiale a livello di conoscenza generale ovunque, sia nelle scuole superiori e sia anche in tutte le materie non scientifiche, perché quando vai all'università l'intelligenza artificiale servirà anche nella giurisprudenza, serve nell'economia, serve, abbiamo detto, nella medicina e in altro, e quindi è giusto che se ne studi anche adesso per capire da che parte sta andando il mondo. Quindi non voglio dire che l'AI sarà la prossima matematica, perché è una sciocchezza, serve la matematica per fare AI, assolutamente, quindi studiate i fondamenti per ora, studiate la matematica e studiate la logica del latino che poi vi serve, e intanto partiamo da quello, però avere una conoscenza di come si sta andando al mondo è importante per non scoprirlo soltanto dopo l'università o quando sarà troppo tardi. Mi dispiace moltissimo che molti ragazzi vengono a fare l'università senza sapere minimamente di che cosa stanno per affrontare. Quindi avere la possibilità di discutere, di studiare alle scuole superiori vuol dire già aprirsi la mente e iniziare a capire dove si sta andando. L'AI poi deriva tanto dalla filosofia, dalla logica, dalla matematica, da tutto quello che si studia nelle scuole superiori, e quindi il collegamento è molto diretto. L'altra cosa che invece voglio dire è andate nel profondo. Se si vuole sapere cos'è l'intelligenza artificiale, va bene studiarlo così, ma se si vuole diventare chi progetterà il futuro, bisogna mettersi con pazienza e con passione, non volerli imparare l'intelligenza artificiale il primo giorno che si va all'università, ma fare tutto un percorso che parte dai fondamenti dell'informatica, dalla matematica, da tutta la parte dell'ingegneria, dell'ingegneria informatica, ed approdare a questo quando si hanno gli strumenti importanti per poterlo fare. Faccio solo un esempio: noi usiamo supercalcolatori, usiamo macchine veramente complicate, e se si vuole progettare le AI del futuro bisogna poter avere una conoscenza a tutto tondo di tutta quella parte scientifica che serve per poterlo affrontare.
Però, essendo una materia ipercreativa e di grande curiosità, io consiglierei a tutte le scuole superiori di fare un corsetto breve su quello che si potrà fare con le AI e quello che si sta facendo adesso. E poi soprattutto il pensiero logico e il pensiero statistico, che non so per quale motivo, per esempio, non si studia licei classici, e invece è un ragionamento per incertezza che dovrebbe essere studiato davvero ovunque. Adesso io ho fatto liceo classico, quindi nella mia vita precedente, e quindi sono un po' di parte da questo punto di vista, però è veramente un peccato che si studino tante materie importanti ma non si studi da una parte in filosofia la filosofia della scienza. Studiatela tantissimo, è la parte di base per la nostra intelligenza artificiale, e dall'altra gli strumenti statistici e matematici che poi servono. Chiarissimo, quindi se ci sono professori all'ascolto prendete appunti, perché sì, c'è da fare molto. Filosofia che magari non l'amano perché hanno studiato altro tipo di filosofia, un mio messaggio, meno Hegel e più Gödel, o cose di questo tipo, però questo sono chiaramente di parte. Le pongo un'altra domanda, sempre ci è arrivata dagli studenti, ed è questa. Partendo dal presupposto che l'intelligenza artificiale è in continua evoluzione, è possibile avere un'idea della direzione che stiamo prendendo, ed è possibile immaginare o prevedere quelli che, ad esempio, tra 100 anni saranno i nostri nuovi oggetti di uso quotidiano? Allora, divido la domanda in due parti, perché sulla seconda, fra 100 anni non ci saremo nessuno di noi che sta ascoltando, e quindi è veramente impossibile pensarlo. Uso le mie esperienze principali. Io la prima volta che ho usato una rete neurale era il 1991 e stavo facendo il dottorato ed era a Londra e non c'era internet. E lo dico perché proprio esattamente in quel periodo Sir Bernard Lee al CERN stava inventando il World Wide Web. Io ero collegata all'Università di Bologna, avevamo la possibilità di guardare la letteratura scientifica, però eravamo senza internet, non c'era Wikipedia, non c'era Google, non c'era tutto il resto. Quindi figuratevi che cosa potevo pensare del fatto che, anche se già studiavo cose come quelle che stiamo facendo adesso, non esistevano gli smartphone, non esisteva manco il fax, per darvi l'idea come è cambiato il mondo in 30 anni, anche se magari io sto spiegando e studiando esattamente le stesse cose. E quindi faccio veramente fatica a pensare cosa succederà fra 30 anni o fra 40 anni, a seconda di quello che saranno gli oggetti che poi diventeranno davvero diffusi a tutti. Però una cosa sicuramente posso dirlo, è che la direzione dove stiamo andando è la direzione di un'intelligenza collaborativa, cioè non di un'intelligenza artificiale completamente autonoma, né di un'intelligenza completamente umana, ma del fatto che noi sempre di più potremmo collaborare tra tante intelligenze umane e tra tante intelligenze artificiali per creare degli ecosistemi di creazione delle conoscenze che saranno comune. Questo in pratica cosa vuol dire? Vuol dire che un po' quello che dicevamo prima della grande personalizzazione, cioè io spero nel prossimo futuro di avere una AI proprio mia che faccia le cose semplicemente perché sa quali sono i miei desideri, ma anche la mia storia, anche quello che ho studiato, o quello che ho fatto, o quello che è la mia vita, che è diversa da quella di un mio amico, di un collega che abita a Stanford o di uno che abita a Pechino, perché abbiamo un mondo completamente diverso. Quindi sicuramente è una direzione della personalizzazione e sicuramente è una direzione di una grande collaborazione per fare in modo di avere la possibilità di spiegare ad una macchina capace però di ragionare assieme a me quello che io vorrei che facesse per primo e quello che vorrei che magari sia meno importante, e soprattutto di passargli i modelli etici che sono propri della mia vita, e quindi che non si comporti mai diversamente da come non mi comporterei io. Questo secondo me è un aspetto fondamentale e stiamo andando in questa direzione. E fino adesso noi siamo stati sempre abituati ad avere uno smartphone, un web che ci consideri come oggetti medi, adesso sempre di più stiamo andando invece in un discorso di personalizzazione, e poi spero molto che andremo in una direzione molto umana delle AI. Non è detto che sarà così, ma ci lavoriamo. Ma infatti, come possiamo umanizzare l'intelligenza artificiale?
Guardate che l'intelligenza artificiale siamo noi, l'intelligenza artificiale non lo è affatto artificiale, perché gli algoritmi li fanno degli ingegneri informatici, la scelta delle regole le facciamo noi, i dati vengono dati dagli esperti, quindi non pensiamo che sia un oggetto magico, sono dei sistemi informatici di ottimizzazione e anche di inferenza che nascono dalla conoscenza e dall'esperienza umana, e quindi li stiamo umanizzando per definizione. È ovvio che se sono programmati, progettati da persone meno intelligenti o addirittura da persone che hanno un doppio scopo, non potranno far altro che essere stupide o che essere addirittura dannose. E quindi abbiamo bisogno di una generazione di ingegneri informatici domani, e magari di ingegneri informatiche donne anche, piccolo appello che faccio sempre, che però abbiano ben inteso il fatto che la civiltà del futuro dovrà essere una civiltà che continui la nostra storia e i nostri principi etici. Se questo sarà, sono abbastanza ottimista che ci riusciremo. Quindi, ragazzi, all'ascolto, la sfida è lanciata verso di voi. Sì, e attenzione che è una sfida importante, perché non sono solo parole queste, sono davvero aspetti concreti. Se noi mettiamo in un sistema automatico una regola anche implicita, data dai dati, tale per cui le donne sono deboli e gli uomini sono forti, saranno sempre selezionati gli uomini per fare certi tipi di attività e le donne per fare gli altri. Esistono degli stereotipi che noi abbiamo, che dobbiamo noi stessi eliminare. È vero che una donna sa guidare meno di un uomo, probabilmente è giusto, perché ci interessa anche meno guidare, benvengano le auto autonome, così parcheggiano per noi, però esistono altri campi dove assolutamente non è proprio vero che abbiamo delle caratteristiche diverse e che invece vanno mantenute nello stesso modo, e quindi bisogna evitare che non ci sia un pregiudizio anche all'interno della macchina che prende delle decisioni assieme a noi. Adesso poi l'aspetto umano è importante, ma questo vanno anche nel mondo, diciamo, se noi riusciamo a indicare che un sistema deve prediligere la carta rispetto alla plastica, probabilmente stiamo facendo un sistema che anche dal punto di vista ambientale è sostenibile e non lavora in un'altra direzione. E le pongo un'altra domanda, sempre da sfera di cristallo, perché sembrano queste le domande che le pongono gli studenti, che è un po' questa. A suo avviso, qual è il punto di non ritorno dell'inserimento dell'intelligenza artificiale nella quotidianità dell'uomo? Anche qui è appunto la sfera di cristallo. Cosa possiamo dire? No, questa non è la sfera di cristallo. Questo è il guardare e pensare, ci siamo già passati al non ritorno dell'intelligenza del sistema. Cioè io forse non so se ce ne rendiamo conto, ma l'algoritmo di Google che ci cerca su internet, il famoso PageRank, da qualche anno è stato migliorato con reti neurali artificiali. Adesso se Google stesso sta utilizzando BERT, che è un sistema potentissimo di rete neurale per il natural language processing, che ci suggerisce meglio le parole e capisce esattamente quello che noi stiamo richiedendo. Questa intelligenza artificiale ce l'abbiamo in ogni telefonino e ormai è un'operazione di non ritorno. Pensate se in questo momento di Covid noi potessimo rimanere senza una rete potente da una parte, ottimizzata magari anche con algoritmi di AI, e senza motori di ricerca. È chiaro che questo non potremmo farlo. Senza sistemi come Amazon, senza sistemi di e-commerce, anche senza andare nel mondo americano, ma anche quelli che facciamo noi, che iniziano ad elaborare i dati. Nel prossimo futuro avremo auto autonome? Sicuramente sì, ma avremo anche robot autonomi che fanno attraversare la strada ai bambini, e avremo carrelli della spesa autonomi che seguono una persona anziana e gli permettono di andare a fare la spesa. E tutto questo ormai è in una direzione assolutamente di non ritorno. Ma ci viviamo benissimo, non c'è mica ci fa paura, anzi, ben venga che ci sia questa tecnologia, così come lo è nella medicina, è già un ritorno. Ultimissima domanda, abbiamo ancora 4-5 minuti, questa volta andiamo sul suo personale. A cosa sta lavorando in questi mesi e qual è il suo ambito particolare di ricerca che sta sviluppando? Beh, allora, in questo, diciamo, la mia ricerca è qui a Modena, e qui a Modena abbiamo un laboratorio che si chiama ImageLab, dove siamo circa una quarantina,
colleghi e tanti, io sono in assoluto la più vecchia di gran lunga, e soprattutto tanti giovani dottorandi e assegnisti di ricerca, a cui, diciamo, ognuno dei quali ha la massima libertà di andare nella direzione diversa. Quindi faccio la somma di quello che sto facendo più specificatamente io assieme ad alcuni dottorandi e assegnisti di ricerca. Stiamo lavorando proprio in due direzioni che sono vicine a quelle che stavamo dicendo. Io lavoro sulla visione artificiale, quindi sul riconoscimento e la comprensione di immagini, e in questo ultimo momento anche della unione tra la visione e il linguaggio. Quindi come a partire da immagini posso descrivere col linguaggio quello che stiamo vedendo, ma anche il contrario, come da una descrizione del linguaggio posso generare un'immagine che assomiglia a quello che in qualche modo stavo dicendo. Applicazioni infinite, che se volete ve ne racconto, però potete già capire che se c'è un sistema che sta esplorando una parte, sapere anche descrivere un essere umano che cosa vede ci permette un'interazione maggiore. Il secondo livello è che stiamo cercando di far girare dei robot per curiosità. Che non so da che parte andremo a finire, però fargli esplorare il mondo esterno in base alla curiosità, che vuol dire vammi a vedere che cosa c'è di là e che cosa ti è piaciuto dell'altra stanza, e così possiamo lavorare assieme, ma anche vammi a cercare se ho dimenticato la borsa nel museo da qualche parte, senza distruggere il museo e senza fare nulla di grave. E quindi una parte di robotica intelligente, io non faccio robotica nel senso che non costruisco robot, però li uso sia in mondo simulato, e ultimissima cosa, lavoro moltissimo con i videogiochi. Gli studenti che lavorano con noi utilizzano COD e tanti altri videogiochi per generare dati realistici che possono essere utilizzati da reti neurali in modo tale da essere compatibili con la privacy, ma poter creare nuovi ambienti. Quindi se qualche ragazzo voglia di continuare a vivere nel mondo del videogioco, venga nel mio laboratorio a trovare, troverà un sacco di ragazzi che ci lavorano, che sviluppano parte dei videogiochi per l'intelligenza artificiale. Un'ultimissima cosa rispetto a quello che ha da poco detto, ha avuto anche lì come provocazione, ma quindi potremmo leggere nel pensiero delle persone, visto che sta tentando di dare una descrizione da... Sì, cioè nel senso che c'è una grandissima parte della ricerca che riguarda le emozioni, riguarda il riconoscimento del linguaggio non verbale, per esempio del nostro linguaggio con il corpo umano, delle nostre espressioni del volto, e così come noi siamo in grado un po' di prevedere quello che ci dirà il nostro interlocutore, noi dobbiamo creare un'intelligenza artificiale che possa vivere bene con noi, che ci capisca al primo sguardo senza dover spiegare proprio tutto per filo per segno. Quindi sicuramente stiamo andando anche in questa direzione. Grazie mille professoressa per il suo preziosissimo contributo. Benissimo. Un saluto a tutti gli studenti. So che adesso è difficilissimo per noi docenti insegnare in modo remoto, è complicatissimo per voi rimanere attenti, è una follia. Fatela come grande sfida, imparate l'imparabile perché vi servirà nel prossimo futuro. Grazie mille, come messaggio perfetto davvero in chiusura. Grazie ancora professoressa Cucchiara. Dunque, ora passiamo al nostro ultimo ospite, siamo negli ultimi 30 minuti a nostra disposizione, ospite che è il professor Riccardo Zecchina, professore di fisica teorica presso l'Università Bocconi di Milano, che ammettiamo subito nella stanza. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Dunque, con lei vorremmo approfondire un po' l'impatto dell'intelligenza artificiale su un campo che, insomma, a prima vista sembra un poco considerato, ma che in realtà è forse probabilmente uno dei primi a vedere applicata l'intelligenza artificiale, che è un po' quello economico. Sono arrivate tante domande dagli studenti, cerchiamo di riassumerle, sono 4, abbiamo a disposizione questi 30 minuti, quindi cerchiamo di districarci in queste macro blocchi di 4 domande. E la prima è proprio questa: ma in quali ambiti economici oggi è maggiormente sfruttata l'intelligenza artificiale? Ma allora, forse uno potrebbe ribaltare la domanda e chiedersi in quali ambiti non è utilizzata in un certo senso, perché è chiaro che in economia il ruolo dei dati è da sempre fondamentale, quindi diciamo la business analytics, per dire, quindi l'analisi, diciamo,
di tutti i dati di mercato, eccetera, è fondamentale per sviluppare nuove forme di, diciamo, di economia. Ma andiamo sul concreto. Se, per esempio, noi andiamo a vedere come Google è cresciuta e come ha utilizzato gli strumenti di intelligenza artificiale, si vede che negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale dell'utilizzo di tecniche di machine learning avanzato. Quindi anche qui dobbiamo un po' focalizzarci, cioè definire bene le cose. Esiste tutta una diciamo scienza dei dati che fa parte di tutta la storia passata, che è da sempre utilizzata. Gli economisti utilizzano moltissimi dati, sono bravissimi nell'analizzarli e così via. Tuttavia c'è poi tutta una serie di nuove, ci sono delle nuove tecnologie basate sull'apprendimento automatico che sono state sviluppate negli ultimi, diciamo, 5-10 anni, che vengono molto utilizzate, in particolare, diciamo, nelle aziende ad alto contenuto tecnologico. Quindi Google, Facebook, Microsoft, eccetera, eccetera, Amazon, utilizzano tantissimo le tecniche di intelligenza artificiale per, diciamo, analizzare i dati, estrarre informazioni, predire comportamenti e cose di questo tipo. Naturalmente questo si, diciamo, estende a tutte le attività. Ogni industria ormai ha, diciamo, delle squadre che si occupano di data science e machine learning. Pensiamo per esempio a, non so, alle industrie nel campo delle telecomunicazioni, voglio dire, Vodafone, TIM, eccetera, no? Solo per fare alcuni esempi. Quindi, diciamo, come in realtà... come capita per tutto il resto del, diciamo, della scienza, anche, diciamo, la scienza applicata e addirittura, diciamo, proprio l'economia sta incorporando questi strumenti. Allora, forse uno viene un po', come dire, distratto da alcuni claim giornalistici che possono confondere un po', no? Allora, qual è il punto? Per esempio, uno si aspetta di vedere circolare delle auto a guida autonoma, no? E pensa che quello sia la nuova forma di economia. In realtà le auto guida autonome noi non le vediamo e per un po' non le vedremo, non so assolutamente prevedere quando saremo in grado di vedere, perché fare dell'auto guida autonoma richiede ancora un salto di qualità nel campo dell'intelligenza artificiale a cui non siamo ancora giunti, quindi la capacità di prendere decisioni è ancora lontana dall'essere, diciamo, utile e sicura, ecco. Quindi quello che dobbiamo invece, quindi siamo distratti un po' da questa aspettative. In realtà quello che dobbiamo pensare è che l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio delle aziende, del, diciamo, di chi ha business, diciamo, nel fondo, uno strumento di indagine ulteriore, estremamente efficiente. Quindi per avere un'idea precisa del comportamento, diciamo, dei bisogni delle persone, per offrire servizi più rapidi ed efficienti. Quindi, in questo senso, diciamo, va pensato come strumento e, diciamo, imprescindibile. In che senso? Nel senso che spesso uno, diciamo, viene colpito da diciamo articoli giornalistici o propaganda degli scienziati stessi, che in fondo sono esseri umani e quindi si fanno entusiasmare facilmente. Diciamo, noi non dobbiamo immaginare l'intelligenza artificiale come un oggetto che arriva, un robottino che arriva e risolve i problemi. No, è semplicemente uno strumento per migliorare la nostra capacità di comprensione dell'attività che stiamo portando avanti. Quindi che può essere semplicemente, diciamo, come dire, il controllo di un'azienda molto complessa, diciamo, quindi predictive maintenance, come si dice, oppure può essere un'attività commerciale in cui abbiamo bisogno di conoscere il più possibile il comportamento, diciamo, degli utenti in modo tale da anticipare i loro bisogni e quindi migliorare, diciamo, il mercato stesso. Quindi qui c'è un problema, e il problema nasce dal fatto che ci sono delle grandi aziende in grado di fare ricerca, in grado di fare, diciamo, di utilizzare questi strumenti in modo molto avanzato. Poi ci sono invece le piccole e medie imprese, come quelle italiane, che non hanno la forza di mettere in piedi, come dire, dei sistemi
di ricerca avanzata, perché essendo piccole non hanno queste possibilità. Allora qui c'è bisogno di essere creativi, bisogna pensare diciamo, a forme di cooperazione tra le imprese stesse in modo da utilizzare al meglio i dati. Insomma, in sostanza, io non vorrei fare un esempio specifico, nel senso vorrei che fosse chiaro ai ragazzi che si tratta di uno strumento in più. Uno strumento in più che a seconda del campo di vostro interesse potrà essere molto utile e nel mondo del lavoro lo è. Oggi c'è un bisogno da parte delle aziende di capire che cosa possono fare con questi strumenti. Siamo in questa fase e c'è un grande bisogno di riqualificare i lavoratori. Questo è molto difficile perché diciamo, a una certa età diventa difficile poi riqualificarsi. Quindi questo vi porta alla seguente conclusione. Per essere protagonisti nel mondo futuro del lavoro bisogna avere quegli strumenti che ti permettono di essere flessibile, di essere sempre, di poter cogliere tutte le novità, perché se io vi facessi degli esempi oggi di cose che funzionano, questi saranno diversi da quelli che potremo vedere fra 10 anni, d'accordo? Quindi è importante avere gli strumenti, io non finirò mai di spiegarlo. Quindi questo è il modo di vedere il ruolo dell'intelligenza artificiale. È uno strumento in più che aiuta tutte le attività di mercato, aziendali, di rapporto col pubblico, di scelta di presa di decisioni, ma non è un oggetto che prende ci sostituisce, è un oggetto che ci aiuta e in questo senso può essere di grande stimolo all'economia. I colleghi in precedenza hanno dato un po' di consigli agli studenti su come intraprendere una carriera in questo campo. Lei cosa si sente di aggiungere, proprio anche in virtù del fatto che lei è professore in Bocconi, quindi gli studenti li vede tutti i giorni, sì. Quale percorso fare? Allora, guardate, io ho discusso di questo problema con diciamo tutti i colleghi sparsi per il mondo che sono, come dire, po' leader nel campo e sono persone estremamente serie che hanno a cuore, come dire, il futuro dei ragazzi. Allora, come dire, bisogna essere un po' di seri. Allora, è necessario sviluppare quelle competenze che ti permettono, che non invecchiano e che ti permettono di essere, come dire, creativo in un ambito complicato come quello dell'intelligenza artificiale. Allora, non ci sono scorciatoie, bisogna costruirsi, in particolare nel triennio, bisogna costruirsi l'universitario, tutti quei fondamentali che serviranno poi, diciamo, per studi più specialistici. Quindi bisogna conoscere sia la computer science, bisogna conoscere la matematica, bisogna conoscere la scienza della modellizzazione. Quali sono le scienze della modellizzazione? Sono per le scienze naturali in eccellenza, diciamo, c'è la fisica, perché è la scienza che usa maggiormente la matematica in modo creativo, e sono l'economia. Quindi faccio alcuni esempi, ma allora bisogna mettere insieme queste conoscenze di base insieme a quegli strumenti più specifici che sono dalla probabilità, la statistica, diciamo, la computer science l'ho già menzionata, e corsi un pochettino più specifici di machine learning. Però voglio dire, bisogna scalare una montagna, bisogna, come dire, raggiungere un set di competenze, bisogna accumulare delle competenze che ti permettono di capire quello che sta succedendo, di essere sempre rapido nel cogliere le novità e soprattutto di innovare. Quindi questo è, diciamo, il consiglio che mi sento, come dire, di dare ai ragazzi, e vorrei riassumerlo in questa frase, cioè: dovete lavorare i primi 3 anni duramente, rinunciare a qualcosa, rinunciare nel senso qualche libertà immediata, però voglio dire, bisogna farsi appassionare da quelle materie fondamentali legate, diciamo, all'apprendimento automatico, alle AI moderne, insomma, cose di questo tipo. Questa fatica vi verrà restituita in termini di libertà. Libertà di scelta, libertà di diciamo di essere protagonisti e quindi di vivere una vita migliore sul piano lavorativo. Quindi un pochettino di concentrazione nei primi anni vi permetterà ai ragazzi di scegliere poi la strada che
più si addice alle loro, come dire, aspirazioni, perché poi le applicazioni dell'intelligenza artificiale, per esempio, sono importantissime in medicina, in biologia molecolare, nelle scienze del clima, nelle, come abbiamo già menzionato, in tutte le attività, diciamo, di business, dove i dati sono importanti e così via. No? Quindi si tratta di strumenti che ti permettono, una volta capiti, di fare, sviluppare indagini più accurate, estrarre informazioni, fare modelli e quindi fare predizioni. Perfetto, chiarissimo. Ora le pongo una domanda che ci è arrivata dagli studenti e si riallaccia un po' al discorso che stavamo facendo prima, ovvero lei ha detto che in sostanza l'intelligenza artificiale è prerogativa delle grandi aziende ed è molto difficile applicare questo tipo di tecnologia nelle medio-piccole in Italia, ma anche in giro per il mondo. Allora, la domanda è proprio questa. Ci sono degli squilibri nei vari continenti in termini di applicazione dell'intelligenza artificiale ed eventualmente, alla luce di queste differenze a livello internazionale, c'è un po' di cooperazione tra i paesi nella diffusione di questa tecnologia o stiamo davvero andando a macchia di leopardo con i big e il resto del mondo tagliato fuori? Allora, l'intelligenza artificiale, scusate, io devo fare questa premessa perché l'intelligenza artificiale, mi raccomando, non è quella di Turing, non stiamo parlando di robot intelligenti, questi non esistono, se qualcuno dice che esistono, non è, come dire, non è un competente. Ecco. Stiamo parlando di una versione moderna, si utilizza l'intelligenza artificiale, ma per indicare una cosa diversa rispetto a diciamo quella che potete vedere nei film, d'accordo? Si tratta di un insieme di tecniche per estrarre informazioni dai dati. In particolare, diciamo, si utilizzano oggi molto degli strumenti che simulano il comportamento di reti neurali artificiali. Faccio questa premessa per dire che cosa? Che questi strumenti, per poter funzionare, hanno bisogno di tanti dati e tantissima potenza di calcolo. E quindi è evidente che i giganti tecnologici hanno accumulato un enorme vantaggio. Quindi Google, Facebook, Amazon stessa, Microsoft, IBM, eccetera, eccetera. Quindi da qui nasce un po', come dire, lo squilibrio. Perché? Perché i dati sono diventati particolarmente ricchi grazie a Internet of Things, cioè al fatto di avere molti sensori che forniscono dati e così via. Quindi da qui potete facilmente immaginare che i leader assoluto nel campo sono gli Stati Uniti, che sono riusciti anche a attrarre molti giovani brillanti da tutto il mondo e così via. La Cina ha fatto uno sforzo enorme di investimenti e di richiamo di giovani brillanti della Cina stessa e quindi sta rapidamente cercando di colmare il gap e ci sta anche riuscendo. L'India fa pure qualche con i suoi, diciamo, limiti, ma sta lavorando molto. L'Europa è invece più a macchia di leopardo, ci sono paesi che sono un po' più avanti, paesi che sono più indietro e adesso si sta cercando di mettere in campo un coordinamento tra tutti i paesi europei perché è assolutamente necessario che l'Europa faccia, come dire, squadra. D'accordo? Perché per competere con i giganti tecnologici bisogna essere dei giganti. Quindi è assolutamente necessario che l'Europa lavori in maniera coordinata. La Germania, la Francia, l'Inghilterra, che diciamo ex Europa, sono un po' più avanti degli altri paesi e quindi sono, non proprio in generale, un po' più avanti, quindi stanno svolgendo un ruolo di volano per queste iniziative, però questo è quello che sta capitando e dovrà capitare nei prossimi anni per poter colmare il gap. C'è da dire una cosa importante, fare ricerca in questo campo e quindi arrivare alle applicazioni non costa molto, cioè i computer sono oggetti relativamente economici, quindi c'è molto spazio per la creatività, c'è molto spazio anche per piccoli gruppi, piccoli laboratori che possono dare dei contributi importanti. Però è chiaro che quando ci troviamo di fronte al problema di avere dei dati massivi, voi immaginate per esempio quella rete neurale che è diventata famosa, che si chiama GPT-3, no? Di cui forse avete parlato. È una rete neurale che è composta da 176 miliardi di parametri che devono essere fissati da algoritmi di apprendimento automatico. Non so adesso se volete, ne possiamo parlare, ma non sto in questo momento a spiegare come funziona, ed è stata addestrata sui testi
che si possono trovare sul web. Quindi ho imparato a scrivere da esempi. Naturalmente questa è una macchina che non è in grado di fare di scrivere un testo creativo. Noi dobbiamo dare tutti gli input necessari per dare un senso al testo. Semplicemente fa la cosmesi, cioè scrive delle frasi molto ben fatte e quindi rende fluido tutto il discorso, che è già una cosa impressionante. Però, ripeto, non c'è nessuna forma di intelligenza dietro questo, c'è una forma, o perlomeno c'è una forma primordiale, no? Solo un po', come dire, passiva. Ebbene, però immaginate cosa vuol dire, provate a immaginare cosa vuol dire prendere un oggetto che ha 176 miliardi di parametri, che deve essere addestrato sulla base degli esempi che vengono da tutto il web. Una potenza di calcolo che noi non potremmo mettere in campo in una qualunque università italiana e nemmeno in un consorzio. Quindi ci vogliono grossi investimenti. Allora, concludo dicendo, c'è bisogno che l'Europa intervenga. È successo in passato, per esempio il laboratorio di biologia molecolare '80 ad Heidelberg era un consorzio di tutti i paesi europei che ha permesso all'Europa di mantenere il passo nella competizione della biologia molecolare. Tanto è vero che, voglio dire, le aziende farmaceutiche europee funzionano abbastanza. Il vaccino Covid, abbiamo appena sentito la notizia, è stato sviluppato in Germania. Quindi vedete, come dire, il risultato di sviluppare ricerca al tempo X si può valutare solo a posteriori, a 20 anni, a 30 anni di distanza. Questo, quindi bisogna essere lungimiranti. In Europa c'è l'esempio del CERN, che per la fisica delle particelle, diciamo, rappresenta comunque una leadership, anche se non ha magari applicazioni immediate. Ecco, lo stesso deve capitare per questo campo, perché l'intelligenza artificiale, al di là delle dichiarazioni eccessive e quindi che creano aspettative sbagliate, che possono portare anche a delusioni e così via, l'intelligenza artificiale non se ne andrà, perché i dati non potranno che aumentare. Quindi in tutte le discipline, gli scienziati, gli economisti, cioè, vorranno utilizzare questi strumenti, uno strumento in più per fare progressi. Quindi la cosa veramente interessante sarà vedere quali nuove scoperte riusciremo a raggiungere nei prossimi anni e quali saranno le ricadute economiche. Allora, se le facciamo fare tutti negli Stati Uniti, è evidente che saremo poi dipendenti. Questo va assolutamente evitato. E prima ha citato il fatto che comunque non è una tecnologia che richiede chissà quali investimenti da un punto di vista di ricerca, investimenti economici. Allora dove dobbiamo investire? Più sulla formazione a livello universitario di nuove generazioni? Assolutamente sì. Cioè, c'è bisogno di... Allora, questa è una materia, diciamo, intelligenza artificiale, machine learning, è una materia che comprende ha diverse componenti, no? C'è una parte algoritmica che riguarda come riusciamo a far apprendere questi sistemi in maniera efficiente. C'è una parte di modellizzazione, cioè noi abbiamo dei dati, vogliamo capire qual è il modello generativo di questi dati e quindi dobbiamo mettere insieme una modellizzazione matematica con diciamo forme di apprendimento dai dati, cercare di estrarre diciamo dei modelli utili. Insomma, quello che voglio dire è che è una ricerca fortemente interdisciplinare. Ora, quando dico che quindi c'è bisogno, questa è una grande occasione per la comunità scientifica di collaborare e di fare un passo avanti, andando oltre gli steccati tipici che ci sono tra le discipline. Ora, quindi è necessaria una formazione rigorosa in cui fianco a fianco le persone iniziano a collaborare su una materia che non appartiene a nessuno, ma che è estremamente importante. Allora, è necessario che i curricula degli studenti vengano un po' aggiornati, per cui agli studenti venga fornita la possibilità di avere questo background, perché sarà estremamente importante. Io non sono in grado di immaginare quali scoperte verranno effettuate nei prossimi anni grazie al fatto che abbiamo questi nuovi strumenti. Vi faccio notare che il machine learning è essenziale è molto utile per poter fare il gene editing, cioè diciamo andare a modificare il DNA, perché consente di farlo in maniera efficiente minimizzando effetti collaterali, cose di questo genere. Quindi la tecnica CRISPR, per cui è stato dato il premio Nobel, viene applicata in pratica anche grazie al machine learning. Ma al tempo stesso il machine learning viene utilizzato su scale completamente diverse per analizzare i sistemi economici, le società, ma anche la struttura, i dati che vengono dall'astrofisica. Quindi veramente pervade un po' tutto. Quando dico che il costo è basso, intendo dire che un centro di calcolo che permette di fare simulazioni, modellizzazioni, eccetera, sì, costa, ma è alla portata dei paesi, diciamo, minimamente sviluppati. Quindi
Certo, non abbiamo gli stessi strumenti di Google, di Facebook, certe cose non le possiamo fare, ma una grande quantità di cose le possiamo fare. E siccome diciamo, tante cose vanno ancora capite, possiamo dare dei grossi contributi. Inoltre, diciamo, c'è da chiedersi una cosa. Al momento abbiamo sviluppato strumenti in grado di riconoscere diciamo, caratteristiche importanti nei dati, immagini, oggetti, suoni, testi e così via dicendo. Macchine che sono in grado di sviluppare strategie comportamentali in un certo ambiente controllato attraverso un apprendimento che si chiama per reinforcement, insomma tante cose particolarmente utili, però abbiamo dei grossi problemi ancora da risolvere. Questi li possiamo risolvere anche noi, voglio dire, li può risolvere. E ne cito due che sono estremamente importanti. Quando una rete neurale apprende normalmente, ha bisogno di dati, per esempio delle fotografie, e della classificazione di queste fotografie. Per esempio, io devo dare alla macchina tante fotografie e dire, ah, in questa fotografia c'è un cavallo, c'è un'auto. Devo dare, si chiamano dei label. Allora, sulla base di questi dati che sono stati preprocessati da degli umani che hanno messo i label, la rete impara a fare le associazioni. Una volta che ha imparato a fare queste associazioni, la si può usare per fare delle predizioni, perché a quel punto si dà in input alla rete un'immagine che non è stata già catalogata dagli umani e la rete fa una predizione. Dice, ah, lì dentro secondo me c'è un cavallo, per esempio, con una certa probabilità. Ebbene, questo va benissimo, però la stragrande maggioranza dei dati non possono essere processati dagli umani in precedenza, perché sono troppi, d'accordo? Ma a tutti i livelli, questo, in economia, in biologia, nelle scienze, nella tecnologia. Quindi c'è bisogno di sviluppare nuovi algoritmi più potenti per l'apprendimento non supervisionato. Questo è un primo grande problema scientifico che porterà a una nuova rivoluzione. E secondo problema che voglio citare è quello dei nessi causali, cioè noi vorremmo delle macchine che sono in grado di capire, dato un certo input, cosa causa, diciamo, un certo effetto. Quindi non solo trovare correlazioni, ma pattern, diciamo, causali. Non so se mi spiego, però lascio ai ragazzi immaginare. Quindi, in qualche modo, queste macchine dovrebbero arrivare a riuscire a predire alcune leggi caratteristiche con cui i dati vengono generati. E di nuovo questo porterà a una seconda rivoluzione. Capite? Non vi sto parlando del robot che circola, vi sto parlando di strumenti, ma di strumenti che permetteranno di fare enormi progressi. Voi guardate quello che è successo negli ultimi 5-6 anni grazie a degli strumenti che in fondo fanno cose abbastanza limitate. Ecco, in futuro, grazie a dei, diciamo, a dei progressi che non necessariamente sono spettacolari dal punto di vista giornalistico, ma sono molto importanti sul piano metodologico, arriveremo a fare grandi scoperte. E questo avrà un impatto. Allora, tutto questo lo possiamo fare in Europa, lo possiamo fare in qualunque paese del mondo. Questo è un po' insomma lo scenario. Perfetto. E sino adesso abbiamo parlato un po' di, appunto, delle applicazioni tecniche dell'intelligenza artificiale, di cosa ci sta dietro. Ora le poniamo invece, da parte degli studenti, una domanda un po' più personale. Visto che lei ha a che fare tutti i giorni con questo tipo di tecnologia, studia questo, secondo lei fino a che punto l'intelligenza artificiale può spingersi nella vita quotidiana delle persone? Quindi è una domanda filosofica. Beh, allora, anche qui bisogna, se noi facciamo piazza pulita, diciamo, della propaganda e ci concentriamo sulla realtà delle cose. Allora, come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale è uno strumento di indagine, quindi può aiutare i medici a fare delle diagnosi, diciamo, precoci, oppure delle diagnosi di massa. Per esempio, un esempio classico che non è ancora implementato, però nel principio potrebbe essere implementato, e sono questioni organizzative che lo limitano, è l'analisi automatica delle mammografie. Quindi se noi volessimo fare uno screening di massa delle donne in modo tale da prevenire il tumore al seno, dovremmo fare milioni di mammografie, e a quel punto dovremmo avere però dei programmi automatici in grado di segnalare la presenza di anomalie. Questo non può essere fatto da milioni di radiologi, anche se il ruolo del radiologo di nuovo resta fondamentale. Quindi, questo per dire cosa? Che l'intelligenza artificiale si spingerà nella nostra vita quotidiana grazie, attraverso una serie di innovazioni
no? Che in maniera diretta e indiretta dipendono da questi strumenti. E fin qui tutto bene, tutto positivo. Naturalmente ci sono anche dei rischi. Ci sono dei rischi perché, diciamo, non so se avete visto su Netflix Social Dilemma, no? Questo documentario sull'utilizzo, diciamo, dei dati su internet. È chiaro che le aziende che vogliono semplicemente massimizzare il loro profitto possono usare questi strumenti per profilare le persone in maniera forse eccessiva e quindi in qualche modo tenerle sempre collegate ai social media per poi poter vendere la pubblicità, cose di questo tipo. Quindi in questo senso bisogna essere educati, stare attenti a non, come dire, cadere troppo nella trappola. Anche qui, secondo me, attraverso una buona educazione, diciamo, all'uso degli strumenti digitali si può mettere, come dire, una pezza. Un problema importante è che siccome questi strumenti imparano dai dati, in particolare in campo sociale, no, imparano dai dati, bisogna stare molto attenti al fatto che i dati non contengano dei bias che sfavoriscono, diciamo, categorie di persone. Facciamo un esempio. Supponiamo di usare un sistema di intelligenza artificiale per selezionare il personale di un'azienda. Ebbene, se i dati su cui si basa l'apprendimento di questo sistema, sono dati in cui, per esempio, c'è una prevalenza di uomini rispetto alle donne, oppure di cinesi rispetto a indiani, e così via, è chiaro che poi il comportamento della macchina può riflettere questo tipo di, diciamo, di informazione che riceve e quindi portare a discriminazioni. È molto famoso il caso di un programma di intelligenza artificiale che aveva, diciamo, per il riconoscimento facciale, che funzionava benissimo, tranne che sulle persone di colore, perché nel dataset non aveva, diciamo, una rappresentanza adeguata, i dati su cui aveva imparato non aveva una rappresentanza adeguata dei casi di fotografie di uomini o donne di colore. Quindi attenzione, anche qui ci deve essere un uso etico, bisogna stare attenti a quello che si chiama al bias intrinseco che possono avere questi algoritmi, e quindi, diciamo, bisogna evitare che avvengano questo tipo di distorsioni. E per questo è giusto che al tavolo, diciamo, così come c'è un'etica in campo medico, ci deve essere un'etica digitale che evita questo tipo di distorsioni. Se poi la domanda è: i robot prenderanno il sopravvento? La risposta è: l'intelligenza, come dire, stile umano da parte delle macchine è logicamente infinitamente distante, quindi non è un problema che possiamo parlarne, possiamo prepararci, ma è infinitamente, non c'è ragione di occuparsene in particolare oggi rispetto a 10 anni fa, eccetera. Non è successo niente di particolare in questa direzione, è logicamente infinitamente distante. Quindi questo è il quadro. Anche quando dico il sistema automatico impara a fare delle, a selezionare il personale, vorrei che fosse chiaro, non è che seleziona il personale la macchina da solo fa uno screening, poi è l'uomo che deve intervenire, cioè l'uomo è sempre in the loop, è sempre nel e quindi veramente pensatelo come strumento di indagine. Però è chiaro che se questo strumento fornisce delle informazioni che sono in qualche modo sbilanciate, questo può portare a delle discriminazioni, diciamo, gravi. Ok? Quindi questo è sempre avvenuto nella storia, tra parentesi. Non è che, voglio dire, la storia passata dell'umanità sia tutta cristallina e al contrario, le discriminazioni sono sempre avvenute. In questo caso sono veramente esplicite e possiamo andare anche in un certo senso a controllare. E abbiamo ancora un paio di minuti a nostra disposizione. Una domanda che ho posto a tutti i relatori, personalissima: a cosa sta lavorando in questo momento come professionista presso l'università? Sì, allora, noi stiamo lavorando su due temi principali. Da un lato sviluppiamo algoritmi di apprendimento, più efficienti, se posso dire così, cerchiamo di migliorare l'efficienza e soprattutto vogliamo anche sviluppare algoritmi in grado di funzionare su dispositivi che consumano poca energia, insomma tutta una serie di vincoli di questa natura. Quindi stiamo sviluppando algoritmi nuovi per l'apprendimento automatico in reti molto, molto complicate, cioè che hanno tantissimi parametri da controllare. Quindi sono degli algoritmi che in qualche modo ci permettono di controllare il comportamento di un sistema che alla fine è molto complesso e quindi estremamente
interessante come tematica. L'altro è più di natura concettuale, invece cercare di capire come fanno queste reti a generalizzare, cioè cosa succede? Voi fate vedere alla rete tanti esempi, scusate, io dico la parola rete, intendo la rete neurale artificiale, no? Quindi questi sistemi di intelligenza artificiale. Questa rete impara sulla base di tanti esempi che noi mostriamo. Benissimo. Dopodiché, imparato tanti esempi, noi la possiamo utilizzare per fare delle predizioni. Quindi, dato un nuovo input, questa ci dice, secondo me questo input è questa cosa. Allora, come fa questa rete a generalizzare? Come riusciamo a caratterizzare quanto è buona questa diciamo, predizione, quali sono i limiti? Ecco, questa in qualche modo è la teoria che sta dietro alla capacità di fare predizioni di questi sistemi. Predizioni sempre in ambiti molto, molto specifici, però qual è la sua capacità di generalizzazione? Ecco, questa è una domanda fondamentale di tipo teorico, cioè andare a spiegare come in sistemi estremamente complessi, con milioni e milioni e milioni di parametri, dati degli esempi, noi siamo in grado di costruire poi un sistema che è in grado di fare predizione. Ecco, qui c'è tutta una discussione teorica, diciamo, tra colleghi in giro per il mondo, per cercare di capire a fondo questo problema, che è ancora aperto. Perché in qualche modo noi siamo in una fase in cui lo sviluppo empirico nei laboratori di questi sistemi ha sopravanzato la teoria, però il problema qual è? Che se vogliamo ancora andare avanti, bisogna che la teoria colga quali sono gli aspetti fondamentali di questi sistemi in modo poi da poter progredire. Quindi è un momento estremamente ricco, quindi noi lavoriamo sia sullo sviluppo di algoritmi che di comprensione degli stessi, insomma, questo è quanto. Grazie mille, professore, il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto, la ringrazio ancora per aver partecipato a questo incontro. Saluto a tutti. Arrivederci. Dunque, l'incontro di oggi è terminato. A tutti voi vi ricordiamo che l'appuntamento di questa sera, ci sarà l'appuntamento questa sera sempre con il congresso Science for Peace and Health. Potrete seguire le dirette streaming dal sito della Fondazione, sulla pagina Facebook e anche sul sito science.fondazioneveronesi.it. Questa sera verrà dedicata alla sessione Società e Lavoro. L'appuntamento con le scuole in diretta YouTube sarà invece domattina alle ore 10.30 con il collega Fabio Di Todaro, che modererà l'incontro con Tito Boeri, Domenico De Masi e Riccardo Staglianò. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.